Ciao ragazze, oggi video in presentazione delle nuove polveri Sugar Effect, quindi effetto zucchero. Vediamo qualche dritta su come utilizzarle al meglio. Allora, io già ho steso una base bianca che potrebbe essere o il 16 dei semi permanenti o lo 00 bianco angelico o ancora 051 dei colori puro, oppure un bianco paint senza dispersione. Allora, dopo aver steso il bianco, abbiamo polimerizzato, utilizziamo un top senza dispersione, come ad esempio il Quick Top Soak Off, se ad esempio stiamo realizzando un lavoro con i semi permanenti. Quindi stendiamo il top senza dispersione e prendiamo la polverina Sugar Effect, la spolveriamo sull'intera unghia, quindi sul top senza dispersione, così che completando poi la polimerizzazione la polvere si blocca e non va via, e rimettiamo il lampone. Poi un altro modo è quello di utilizzare il Quick Glossy nel caso ad esempio in cui stiamo realizzando una struttura con il gel. Allora, anche in questo caso abbiamo già steso un bianco, stendiamo il Quick Glossy e prendiamo la polverina Sugar Effect. Polverizziamo sull'unghia, tamponando così si ferma bene la polvere, togliamo un po' l'eccesso e mettiamo in lampada. Completata quindi la polimerizzazione, togliamo l'eccesso e non è necessario sigillare, anche perché sennò perderemo l'effetto, che è un bell'effetto, è proprio quello dell'effetto zucchero. Un'altra tecnica che vi accennavo era quello di utilizzare il gel painting, dopodiché scelgo il colore della polvere effetto zucchero da stendere e quindi in questo caso tamponiamo il glitter sull'unghia. Mettiamo in lampada per il resto dei secondi necessari, quindi 30. Quindi ragazzi, ecco qua il risultato finale. Scegliete la tecnica che più preferite, quindi o con il Quick Top Soak Off o con il Quick Glossy, oppure con un gel painting senza dispersione. Ok ragazzi, è tutto, create anche voi la vostra nail art e seguiteci. Se avete dubbi, domande, nell'info box. Grazie, ciao ragazze.